blu, come questo. L'armocromista dice che è l'unico blu che non mi sbatte in faccia. Un blu inverno con sottotono caldo, che non sia un blu estate con sottotono freddo. Questo dovrebbe andare bene. No, questo è un deep bright troppo soft, con poco contrasto. Mi svacca. Allora quest'altro? No, 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 no. Voglio un blu acceso ma che si spenga addosso. Che altro avete? Mi dica che ne pensa allora di questo. Ah, è troppo cool, non è winter, non è in palette. Come questo, che altro avete? Di quest'altro invece che ne pensa? Non ci siamo, lei così mi manda a monte tutta la stagione. Tutta! Non c'avete nient'altro? Mi dica che almeno questo va bene. Ma no, questa è primavera con sottotono freddo, io voglio un blu con sottotono caldo. Oh, ma ne ha capito? Allora mi dica se per lei va bene quest'altro. No, questo qua non è un blu dominante, io voglio un blu. Ma eccolo, eccolo il blu che cercavo. Questo? Eh sì, questo qui è perfetto. Scusi, me lo può dare? Questa è mia. L'ultimo cavo che era rimasto, l'ultima 46. Ma non importa, a me della misura non mi frega niente. L'importante è la tonalità. Eh? Mi dica quant'è? Vorrei un paio di pantaloni comodi con l'elastico. Con la culisse? Sì, con la culisse. Può provare i pantaloni in vetrina? Sì. Ma cosa fa? Lo ha detto lei, sto misurando i pantaloni in vetrina. È questo l'overshirt che ti vuoi comprare? Eh sì. Bello, ma ti sta male, c'hai la pelle chiara. Questo sherpa ti piace? Eh sì. No, no, ti ingrassa. No, ti piace sto smanicato della Nacotta? Eh sì. No, no, ti fa callo addosso. Oh, questa è perfetta. Elegante e sobria. Ok, perfetto. Sono 70 euro. Sono 70 euro. E beh, che guardi a me. Pagati sta giacca. L'hai voluta te, te la sei scelta te. Non te lamentare se poi non ti piace, eh. Se ti aspetti che te la pago io, stai fresco. Ti piacciono tanto quei pantaloni? È da mezz'ora che li fissi. Eh sì, cavolo se non sono belli. Eppure eleganti. E hanno anche un bel colore. E da 1 a 10 quanto ti piacciono? 10. Perfetto, allora domani torniamo a guardarli, eh.